Eccoci qui di nuovo insieme per una nuova puntata di Good Morning Milano. Sono le 12.31 minuti in questo istante, benvenuti, buongiorno a tutti. Oggi parliamo di fotografia, la facciamo insieme a una graditissima ospite, amica di Milano News. Siamo ben contenti quando può venirci a trovare. Parliamo di Elena Galimberti, buongiorno Elena. Ciao, ciao Elena. Fabio. Grazie di essere qui e sei qui perché... finalmente le tue foto, che molti noi conoscono sul web, che hanno visto girare tantissimo, stanno girando la città, nel senso che stai riuscendo a fare questo tour dei municipi con la tua mostra. Raccontaci un po' appunto come nasce questa mostra, già il titolo è interessante, On My Mailand. On esatto. My Mailand, dove appunto questa mente che è la... di Milano, come dire. Diciamo che è la mia visione di Milano, sa, di Milano, della mia terra, perché non Mailand, esatto, il mio territorio e la mia mente, attraverso i miei pensieri, i miei sogni, mettiamola così, più che cosa? La mente. Cosa vedremo appunto in questa mostra che dal sabato, giusto? Sì, da sabato da 9. Sarà in mostra appunto alla Biblioteca Galatese, per intenderci la Biblioteca del Municipio 8, quella al Centro Commerciale Bonola. Esatto, ho iniziato con il Municipio 5, però per un problema burocratico della biblioteca abbiamo inaugurato tardi ieri, quindi è solo dal 6 all'8, e poi dal 9 al 23 sarà la Galaratese e seguiranno altri municipi. Ottimo. Perché l'anno scorso, appunto, avendo partecipato a un festival, il Festival dell'Espressività di Art Atelier, avevo vinto il primo premio e in premio c'erano proprio la possibilità di fare una mostra. Quindi ci ho pensato e con Federica Paola Capecchi, che è la curatrice della mostra, abbiamo trovato un filologico, perché in effetti trovare un filologico nelle mie fotografie, che io fotografo tutti i giorni, tutto il giorno in giro per la città, per cui per me è appunto la mia Milano quotidiana, quello che vivo, quello che mi stupisce, la sorpresa che mi regala la città. E quindi con lei abbiamo cercato un filologico che è appunto questa bellezza quotidiana, questo regalo che la città fa a chi la attraversa, a chi la guarda, a chi si ferma un momento a guardarla. Le persone, la vita delle persone nella città, negli spazi, nei luoghi, può essere in centro, può essere in periferia, i luoghi più non, direi semplici, no, più inaspettati, perché alla fine noi camminiamo e non siamo abituati a guardarci intorno, se non magari in Duomo o al Castello. Invece aprire gli occhi e guardare anche l'uscita del metrò, o comunque quando sei seduto su un treno, perché per esempio c'è una fotografia che ho fatto dal finestrino di un treno, un po' come un sogno con la pioggia fuori. Quindi in qualsiasi situazione tu ti trovi, se apri gli occhi e guardi, ne ricevi una sorpresa, un momento bello. Infatti è molto interessante seguire il tuo lavoro, Elena, perché appunto anche poi giornalmente, davvero sia su Instagram che su Facebook, ci dai delle cartoline di Milano, che altro che cartoline, sono veramente gli spaccati di vita reale della città, dai luoghi più disparati. C'è stato un periodo che ho visto che frequentavi, ad esempio, la zona di Baggio, in quel periodo. Esatto, bellissima. Ho visto Baggio. Foto che ho detto, ma io Baggio l'ho sempre frequentata. Ma perché io appunto le visito come turista, tra virgolette. Sì. Io la vado come un... sì, come, mettiamola così, come una turista. Quindi io, non conoscendo il luogo, ci arrivo e mi lascio stupire da quel luogo. E ogni volta conosco qualcosa di nuovo, perché per esempio avevo iniziato a Grattosoglio, per quello che ho voluto iniziare al Municipio 5. E adesso sto scoprendo Lorenteggio, Giambellino, Quartoggiaro, e in ogni luogo che vado appunto mi arriva, cioè, io è come quando cammino, mi arriva su di luoghi appunto, ad esempio periferie, no? Giambellino, Lorenteggio, Quartoggiaro, che spesso molti si ostinano a dire, ma sì, poi la periferia è un po' tutto uguale, no, sai, è tutta quella tutto roba diversa, lì, tutti quei casermoni lì, no? No, tutta diversa. Gente, invece tu dimmi, mi passi da un'altra all'altra città periferica, dicevi, ma è tutto un mondo diverso. Ah, sì. E beh, quella che avevo fatto di Baggio, appunto, con quella casetta, sì, incastonata, con scritto Forza Tabacchi, Forza è un amore, cioè proprio è tenerissima, perché ogni luogo della città veramente, io lo trovo tenero. Ti invito a vedere, è una piccola casetta che c'è in via Forza Armate, dopo quasi all'angolo di via Sembon, dove c'è un piccolo tabaccaio dentro ancora che resiste, una casetta proprio incastonata, è una casetta piccolissima, e dietro ci sono le case popolari, e dietro ci sono appunto tutto il casermone di Sambon che vengono giù, che insomma sono davvero delle casermoni di quelli, sì, però appunto ha un suo quasi fascino, secondo me ha il fascino e il contrasto, perché sì, la città è fatta di insieme, cioè non può essere solo il vecchio, il nuovo, è proprio lo stare insieme, il mettere insieme cose diverse e la vita delle persone, perché appunto nelle fotografie che vedrete c'è la vita,
Diciamo che me ne sono accorta anche in questo filologico che Federica ha fatto, cioè io nel tempo quando sono arrivata al Portogallo mi sentivo respinta dalla città, Sì. per cui magari sentivo solitudine, mentre ora quando guardo questi volti e queste persone che sono nelle fotografie, li sento come se io tendessi la mano e entro in relazione con loro, che poi accade perché fondamentalmente tutti i giorni conosco persone E beh, nuove immagino, e infatti. quindi è proprio un rapporto diretto con la vita della città, è molto bello. Insomma, hai girato veramente ormai Milano, credo, l'hai vista No, c'è un lungo e mondo ancora. largo, C'è un ma dici mondo. ancora che ci sono posti che... Cioè, sei stato anche in posti dove la gente di solito non può No, andare. no. Sapevo che hai delle grandi amicizie che ti fanno sempre entrare anche in Beh, luoghi, sono ti fortunata. portano, però Sono. dici c'è ancora Sì. cose da Ah, sì, vedere. sì. No, no, ultimamente appunto tra Quartoggiaro, Lorenteggio e Giambellino, io il mercato di Lorenteggio l'avevo mai visto, è bellissimo. Ah. No, no, ne ho, no. Lorenteggio è fantastico, c'è cioè uno degli ultimissimi macellari di carne equina, Sì, lì, ma poi ci trovate, sono sì. realtà. Ah, Corvetto, ho scoperto cose bellissime anche recentemente in Corvetto. Ma no, ne ho mondi. No, Milano è un mondo fondamentalmente. E come fai a non affezionarti però a uno o all'altra zona in più? O c'è comunque sempre delle zone in cui sei più affezionato, dei luoghi? Beh, allora, il Municipio 5, appunto, mi ci sono affezionata anche perché secondo me, appunto, la città è fatta anche di persone, anzi, la città è fatta soprattutto di persone, prima le persone. E quindi lì ho creato una rete di amicizie molto forte e diciamo che va anche in relazione a quello. Ci sono dei luoghi che mi piacciono proprio per quello che mi comunica l'architettura, perché io ero un architetto fondamentalmente. Ricordiamoci, infatti, che tu arrivi da lì. Paesaggista, Sì, però devo dire che adesso. giusto? Sì, Architetto sì, sì. paesaggista. E infatti nelle fotografie lo vedrete, ci sono molti tagli di linee, architettura, però in effetti sono legate ai luoghi Senti, per le perché veramente allora, una persone. come te, vabbè, cavolo, lenti, Porta Nuova. Quello deve essere, Sì, però cioè, quella è la la parte di biblioteca degli alberi mente. dovrebbe essere il tuo Ma paradiso in infatti terra. poi la mia cioè io arrivo in stazione a Gaiolenti, per cui quello è il luogo di passaggio per eccellenza, infatti Ok. c'è anche una fotografia. E ogni giorno scatti con la pastiglia lì? Ma sì, ma perché ogni C'è volta ancora ogni comunque. Ma c'è giorno? una luce diversa. Ti devi lasciare stupire ogni giorno, comunque, non è Tu solo dovresti, oggi, perché tu, domani. ricordiamo, abiti appena fuori Milano, vieni giù con il treno, Esatto. quindi arrivi lì e tutti i giorni, alla fine, uno Non scatto è ci un scappa. obbligo, però se il piacere della E no, luce o quello infatti, è quello, che comunque. fosse un Sì. obbligo lo capirei, No, invece non è no, no, ma obbligo. perché ti fa piacere? Perché la fotografia rende felici se riesci a vivere nel modo giusto. Cioè io scatto perché sono felice e voglio rendere felici gli altri. È Lui dicevi, ad proprio un esempio, una filo. grande, sei molto fissato, ad esempio, diceva il Municipio 5, in realtà non tanto Gatto forse per le Sol, foto sì. Per fatte, le quanto per le persone, persone che sì. hai Perché incontrato facendo poi le tue foto. appunto le persone fanno vivere quei Mi viene in mente luoghi. un Mario, ad esempio, mi viene in mente, è da quelle Mario? parti lì, Ma Mario sì, Mario Donadio, ad esempio, Mario mi e viene tutte le in mente. associazioni di quel territorio, ma adesso le sto scoprendo mano a mano, per esempio anche in Corvetto, adesso ho stabilito delle belle amicizie, probabilmente farà succedere anche Lorenteggio, e quando le persone riescono a mettersi in rete e fare qualcosa di più, perché tante singole persone stanno facendo molto per la città, però io vedo la differenza quando riescono a mettersi insieme, Dici, perché è questa più torna sempre forte poi in fondo il la discorso di parte fare sociale, rete, il sì. discorso di fare rete poi torna sempre Per me la fuori. fotografia è sociale anche comunque, perché può dare un messaggio agli altri e quindi è Vedremo imprescindibile. questa parte nella mostra che c'è, Beh, il fatto si stesso sente? di poter mostrare che la Milano quotidiana che vivi tutti i giorni è bella, secondo me già è sociale perché comunque ti spinge a prenderti cura del territorio intorno a te, cioè non di sognare sempre altro, cioè hai la bellezza accanto Che tu a sia una Milano ottimista, no? Lo te. sappiamo benissimo, l'ha scritto anche La cos'era, Corriere o Cambiai. Ah sì, no, il Repubblica? Corriere, è vero, Corriere ieri. pochi giorni Grazie fa, o a Andrea Cherchi, ieri sì, ieri. tipo sei finita grazie ad Andrea Cherchi, Grazie. anche su Corriere della Sera, proprio tra quelli che dicono, insomma, Milano, appunto Andrea, tu, Simone Lunghi, mi viene in mente tanti, Milano è, possiamo dire, una figata pazzesca, è una grande città che sta davvero facendo qualcosa di diverso da quello che eravamo abituati a vedere nella nostra Milano di tempo fa. Ma è veramente Non così? è solo. O... Ecco, quello che volevo dirti, non è solo la città, ci cioè sono le persone, io quello che punto è il basso, cioè sono le persone, ok, il comune e tutti gli altri stanno facendo qualcosa, poi ci sono tutti i problemi che vedo anch'io, però quello su cui punto sono le singole persone dal basso che hanno voglia di fare qualcosa di diverso, di prendersi cura della città, io e quelli, poi con tutti i Ma problemi ti che faccio una possono domanda allora cattiva, sorgere. faccio l'avvocato del diavolo in questo caso. Ma non si falsa però il racconto di una città se noi stiamo a raccontare solo le cose belle che avvengono, quando comunque sei una città dove, ad esempio, sappiamo, i poveri, ad esempio, a Milano sono sempre di più, ahimè.
Ma li vedo, Abbiamo un problema, ad esempio, sulle case popolari pazzesco, che va dalle occupazioni alla non poter dare le case a chi invece ne ha sì. diritto, al racket sulle case No, popolari, ad infatti esempio. ci Ecco, sono, io li vedo. Però come per far dare vivere più questo? forza, no, Ok. ma per dare più forza invece a tutti quelli che vivono lì dove ci sono le case popolari, nelle case popolari e stanno facendo qualcosa di positivo, per dargli forza devo mostrare il lato positivo. Perché altrimenti tornano ad essere schiacciati da tutti gli altri, Dici, dal messaggio mostrare negativo. positività Aiuta porta loro, no, poi positività aiuta e loro, aiuta nel loro perché lavoro loro, cioè, quotidiano. sono pochi in effetti, sono tanti ma pochi, quindi vanno aiutati. E secondo me li possiamo aiutare mostrando, ma non facendo finta che è tutto bello, perché vabbè, lo so che esiste. Però come posso aiutarli mostrando il brutto? Cioè io li aiuto mostrando quello che stanno facendo e dire ragazzi, se Che era un seguite po' loro, aiutate il mood che loro. si usava qualche anno fa, cioè, mi ricordo a Milano degli anni 90, era una Milano dove facciamo vedere invece tutte le cose negative, dove cercavamo di far vedere, cioè l'underground negativo era quello che si cercava di far vedere della Milano, no? Invece adesso insomma dai grattacieli a chi invece fa, sembra veramente una città piena di persone che fanno, ad Ma ci esempio. sono. Perché davvero vedo, cioè, dai racconti tuoi, dai racconti di tanti altri, risulta, e anche questa trasmissione è la prova, cioè 180 puntate all'anno sono 180 persone che vengono a raccontare cosa fanno a E Milano. noi non le conosciamo neanche No, no, tutte. infatti io le conosco, ma No, non che no, vengo no, qua, no, no, no. infatti. È quello, cioè non è la scintillante, cioè perché lo scintillante può anche finire domani. Ok. Sono le persone che ogni giorno veramente si sbattono ed è veramente faticoso, io lo so, le vedo che è Chi ti ha faticoso. colpito ultimamente di queste persone che... Beh, gli ultimi appunto sono stati i recenti Corvetto e anche Lorenteggio, perché appunto ammetto, Lorenteggio ho visto le case popolari, è vero, sono veramente dei contrasti molto forti, però vedere delle belle persone lì dentro che fanno ogni giorno instancabilmente delle cose per gli altri, cioè farà la differenza. Io non guardo lo scintillante, il grattacielo mi colpisce, lo amo, andare a una terrazza panoramica è stupendo, però sono quelle persone lì quelle vere che dobbiamo aiutare e secondo me appunto la fotografia può mostrare nel lato positivo questo. Per mostrare agli altri, esci dalla tua casa, nelle case popolari, può essere anche in un altro luogo, e aiutali. Fai qualcosa, poi magari non devi dedicare tutte le tue giornate ad aiutare, però puoi fare qualcosa. E quindi secondo me è quella la parte della fotografia che mi interessa. Questa parte di fotografia, infatti, la vedremo comunque appunto nei racconti che tu fai, anche giornalmente, e nella mostra. Quanti pezzi, quante foto sono in mostra? Allora, sono 17 della mostra fissa e poi ho deciso che per ogni municipio aggiungo una foto dedicata al Ah. territorio del municipio. Infatti adesso ho messo una di Gratosoglio, a Bonola sarà una di proprio della zona di passaggio dalla metro Ah. al centro commerciale, perché mi aveva colpito quel cerchio dove c'è la scritta con graffito e i palazzi Sì. dietro di Via Pennini, sì, penso Via Sì, Pennini. molto interessante quella. Anche me poi appunto da architetto appunto poi ti rimani colpito Ah. anche da questo tipo di... Beh, il Municipio 8 ha dei gioielli di Ma architettura la zona pazzeschi, Gallaratese veramente mi ha colpito. Ecco, il Gallaratese anche non lo conoscevo. C'è stato Da. all'anfiteatro, al palazzo di Sì, poi via... anche tutta quella parte che adesso è diventata la zona delle suore, dove è diventata una zona sociale, ci sono Sì? tantissime associazioni. Diciamo che Milano, appunto, ti stupisci in ogni angolo, cioè, ma anche solo le fermate dei tram, dove conosci gente, dei pullman. A parte che perdendo pullman, ogni giorno mi Conosci accadono tanta cose. gente. Mi accadono sempre cose No, oggi sei particolari. arrivata in anticipo, in orario, La testa un po' sulle quindi... nuvole. No, vabbè, quello è perché sappiamo, diciamo, è ancora dai postumi dei festeggiamenti del compleanno, No, dai. ma la testa sulle nuvole ce l'ho sempre, in Ah, effetti. ok. Ma in effetti si vede anche Quanto è le giusto? E infatti, fotografie, quanto bisogna tenerla? O quanto ti aiuta forse a tenere la testa così sulle nuvole e quindi staccata dall'asfalto eh. No, invece? penso che sia fondamentale. Le mie fotografie sono sempre un equilibrio precario, ma bello, tra i sogni e la realtà. Perché appunto per vedere il positivo devo sempre riuscire a planare dall'alto, tipo se quando vedrete quella dal treno è veramente un sogno, o anche quella quando aspetto con un ragazzo davanti. Diciamo che c'è sempre l'immaginazione che attraversa, infatti on my mind, la mia mente è lì nel momento che scatto e quindi la parte di poesia e di sogno che ho dentro sono sempre lì. Ricordiamo allora, mi ha detto 17 foto più Più una una, quindi 18. diciottesima che cambia appunto in base a Sì. dove vai, la mostra curata da Federica Paola Capecchi. la troviamo da sabato Dal 9 marzo marzo. al 23 marzo alla Biblioteca Gallaratese.
Orari, come funziona? L'orario della biblioteca, Ah, non vai me alla lo biblioteca, ricordo. ok. No, nel senso, basta che la biblioteca sia aperta, ti troveremo Esatto. sempre lì? No, No, immagino. no, no, Però sono lì. fai Domani c'è sabato? No, inaugurazione. Sì, sabato, sabato, sì. ok, no, sabato, Vedi, la no, no. testa solo non vuole appunto. Sabato c'è Sabato inaugurazione? A inaugurazione alle che 4 e ora? mezza, perché c'è anche tutta la festa del carnevale lì nel Ok. municipio, per cui sì, dalle 4 e mezza alle 7, 7 sarò lì. E poi non lo so, chiedetemi in Facebook e se siete in zona, magari vengo, passo, non lo so, vediamo. C'è lo scatto nella mostra a La mia cui sei più preferita. affezionato, diciamo. Quello del treno credo che, insomma, Sì, citandolo spesso, la poesia sia. del treno e anche quella, secondo me, del Duomo dove stavo cogliendo, stava per iniziare una tempesta, era estate, per cui hanno iniziato tutti a gridare, tutti a scappare. Ho iniziato a scappare anch'io, c'era proprio il metro vicinissimo, ho detto adesso scendo, però era talmente bello che ho preso la macchina, ce l'avevo già in mano, fortunata. L'ho abbassata e ho fatto uno scatto alle gocce d'acqua che tutti scappavano, i piccioni in volo. Quello mi è piaciuto, sì. Molto dinamico, molto È drammatico. molto bella anche perché appunto quella potrebbe essere un po' lo spin-off che ci potrebbe portare ad altre tue mostre volendo, perché so che La tu hai pioggia. fatto due secondo I me, filoni. come li chiami? Progetti, filoni, come li chiami? Momenti di vita, Album. momenti di vita, ma no, perché alla fine io vivo veramente mio causa caso, qualcuno aveva scritto in un articolo, perché vivo prendendo quello che la città mi serve ogni giorno, per cui mi piace molto la pioggia, la poesia della pioggia e quindi fotografo Milano sotto la pioggia. Oppure ad agosto sono sempre Infatti, hai fatto questi qui. due filoni, sono Milano in stato di D'agosto, pioggia, Milano in stato esatto. d'agosto, che racconta una Milano che è fantastica, sono quasi due città diverse, dalle foto Sì, che in devi scattare, effetti. proprio completamente, che però sono molto, molto interessanti. Anche lì è la mia Milano, quella che io vivo. Ad agosto è come io posso cantare per la città, non ci gira nessuno, proprio è la poesia della solitudine. Una solitudine positiva anche in quel caso, è perché è come se la città fosse mia. Mentre la pioggia è perché si ammanta di Il momento, insomma, guarda, silenzio. questo è un po' un momento di riappropriazione. Ti riprendi la città che È... durante Tutto l'anno mio, viene tutto condivisa con chiunque, viene mio. Non c'è più mangiata, nessuno. sfruttata. Oh, ad agosto, insomma, Tutti me via, la via, 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 godo via. per Infatti dico, ciao, bene. ma no, perché gli ultimi anni non vanno più via, gli ultimi anni sono È una settimana vero, sola, mi regalano. è vero, è Invece la vero. pioggia è la poesia del silenzio, è quella, la magia quel colore particolare anche, quella... No. Interessante quello del colore, insomma, Milano, molti dicono l'unico colore che è il grigio, invece insomma è micidiale come No, davvero, tu hai trovato no, 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 no. un catalogo di colori per Milano. Sì, ma anche solo le strade, cioè, per esempio c'è quella parte vicino a Lambrate dove sono tutte le casette colorate di verde, azzurro. No, 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 Milano è molto... Ma poi è colorata dalle persone, anche lì, siamo sempre lì. Milano è la città... No, Milano come tutte le città. Le città sono vive e sono reali per causa di chi le abita, per cui il colore è dato dalle persone, non c'entra a fare. Milano è così perché ci siamo noi. Che la rendiamo sempre attiva, sempre indaffarata, sempre di corsa, sempre voglia di fare qualcosa di nuovo. Quindi Milano è questa. Per Perfetto, io, Elena, va insomma. benissimo. Dai, allora siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata. Grazie. Rivediamo la locandina prima di salutarci, appunto, della mostra che inizierà sabato 9 marzo alla Biblioteca Gallaratese, municipio Con 8. Simone Zambelli, giusto, che On my verrà. mind, con Simone Zambelli che viene presidente del municipio 8, che viene all'inaugurazione alle 4, 4 e dicevi? mezza. 4 e mezza di, ecco lì si c'è scritto, 4 e mezza di sabato 9 marzo. Grazie mille davvero Grazie a te Fabio, come Elena, quando sempre. appunto hai mostre o novità passa di qua che noi siamo solo contenti, Ok, anche perché poi ogni grazie. volta che passi di qua ci fa delle foto Esatto, bellissime beh, anche, sempre cose quindi è belle. bellissimo, infatti è solo un piacere avere sempre Elena al proprio fianco, davvero Elena, grazie Grazie. mille e in bocca al lupo appunto per la mostra. Capi? Grazie anche a voi Ciao a che ci tutti. avete seguito, l'appuntamento come sempre torna domani alle 12.30 sempre qui su Milano News in diretta con Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto. Grazie.